L'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone può trarre un sospiro di sollievo con i 17 medici cubani in servizio presso il nosocomio, così come aveva stabilito la convenzione sottoscritta lo scorso anno dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e commissario ad acta per la sanità all'ambasciata della Repubblica di Cuba a Roma. Sono stati presentati dal commissario straordinario dell'ASP di Crotone, Simona Carbone, dal direttore sanitario dell'ospedale, Lucio Cosentino, e da Vittorio Sestito, dirigente del bilancio settore salute della Regione Calabria. Un supporto importante che arriva peraltro in un momento a ridosso dell'estate, dove si prevede anche un afflusso maggiore di accessi, in particolare in pronto soccorso, e dà la possibilità ai nostri medici di affiancarli in questo momento e di avviare un percorso a regime anche di rafforzamento di quelle unità operative che, come è noto, in Italia soffrono della carenza di specialisti. Quindi chiaro che per noi è un momento importante. Io sento profondamente di ringraziare il presidente Occhiuto, che con molta lungimiranza e molta perseveranza ha fatto sì che questa opportunità per la Regione Calabria, in un momento di sofferenza per tutto il percorso passato, sta avendo, ma anche per aver permesso a noi di poterli avere in servizio nelle settimane centrali di agosto e quindi poter garantire la risposta al massimo qualificata anche per i pazienti che dovessero accedere ai nostri servizi. Prenderanno servizio presso l'ospedale da domenica 13 agosto, così suddivisi: 10 al pronto soccorso, 2 in ortopedia, 2 in terapia intensiva, 2 in cardiologia e 1 in ginecologia. Allora, questa non è una toppa, noi saremo impegnati e siamo impegnati al reclutamento così come lo eravamo prima. Questi medici cubani, come è stato spiegato in più occasioni, non sostituiscono le attività di reclutamento su nessuna specialità. Loro sono a supporto e ovviamente per il periodo necessario. Ci daranno l'opportunità, ripeto, di poter avere anche un minimo di respiro fino al reclutamento dei medici, tutti quelli che saranno necessari. Ne mancano, adesso stiamo continuando ad approfondire sistematicamente, ci sono alcune discipline che soffrono particolarmente, il numero è in riferimento a quello che attualmente è il piano di fabbisogno vigente, che stiamo approfondendo e che a breve proveremo a ripresentare alla Regione Calabria. C'è un tetto massimo fino a quando rimarranno qui, se si pensa? Il tetto fino ad oggi è previsto al 31-12, è chiaro che i percorsi poi continuità saranno in carico alla Regione. Dottore Cosentino, allora, si diceva non è una situazione tampone l'arrivo dei medici cubani, ma questo complesso ospedaliero adesso di cosa ha bisogno? Ma intanto mi pare che stiamo trascurando un risultato che ha ottenuto la commissaria, che è memorabile, il fatto che l'anno nuovo si apre l'emodinamica. Se questo può sembrare, cioè praticamente finiscono i tragitti che facevano i pazienti infartuati che partivano da qua, combattevamo, e in particolare il dottore Megna, con i vari centri di emodinamica per ottenere il posto per fare la coronarografia. Quindi, se Dio vuole, nei prossimi giorni appalteremo i lavori dell'emodinamica e a marzo riusciremo ad aprire l'emodinamica.